Se cerchi la luce, benedetto, perché scegli la grotta buia? La grotta non offre la luce che cerchi. Continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, perché solo in una notte fonda brillano le stelle. San Benedetto nacque nel territorio di Norcia verso il 480 da genitori di condizione agiate. Aveva una sorella di nome Scolastica che si era consacrata a Dio in età ancor giovane. Benedetto e Scolastica erano gemelli. Sono nati esattamente nella basilica inferiore della cattedrale di Norcia, come riporta la lapide. In questo luogo, nell'anno 480, nacquero i santi gemelli Benedetto e Scolastica. L'ambiente è parte di un edificio romano del primo secolo d.C. Fin dal secolo VI, questa aula fu trasformata in oratorio, sacro alla memoria dei santi Benedetto e Scolastica. Compiuti gli studi inferiori nel luogo nativo, si recò a Roma per gli studi superiori. Ma inorridito dalla corruzione romana, si rifugiò ad Affile con la fedele nutrice. In seguito, dopo una breve permanenza ad Affile, desideroso di maggiore solitudine, abbandonò anche la nutrice, dirigendosi verso la villa neroniana. Forse il giovane aveva sentito parlare del monastero di Adeodato. Difatti, salendo il monte Taleo, sulla riva destra dell'Aniene, si imbatté nel monaco romano, che gli indicò un'orrida grotta sotto il suo monastero. Nello Speco, San Benedetto restò 3 anni, ignoto a tutti, eccetto a Dio e al monaco romano. Questi, dall'orlo della roccia scoscesa, al di sopra dello Speco, calava al giovane eremita, mediante una lunga corda, quel che poteva sottrarre al suo alimento. Malgrado l'assistenza tanto discreta e generosa di Romano, la vita nello Speco fu per San Benedetto aspissima. La chiesa del monaco romano, posta proprio al di sopra del Sacro Speco, si chiamava e ancora si chiama San Biagio. Nel corso dei secoli è stato utilizzato più volte come eremo. Nel nome del Signore Gesù Cristo, nell'anno 1114, dalla sua incarnazione, nella indizione quattordicesima, 14 giorni prima delle calende, 18 ottobre, nel giorno di San Luca, si dedica alla Chiesa ad onore del Beato Confessore Romano e del Beato Biagio Martire, per opera del Vescovo di Burtino Maifredo, al tempo di Pasquale II Papa. Salendo verso il Monte Taleo, si giunge nel boschetto di lecci e quindi, per un'angusta scaletta, al santuario, che si presenta improvvisamente addossato alla roccia a strapiombo, vero nido di rondini, come apparve e come disse Papa Pio II nel 1461. La vita per il santo fu durissima. Non mancarono momenti di scoraggiamento e di tentazione. Anzi, un giorno la tentazione impura fu così violenta che il giovane stava per abbandonare la grotta.
ma si riebbe subito. Con risolutezza romana e soprattutto cristiana, si gettò nudo in un selvaggio groviglio di spine e ortiche, vincendo così la tentazione. A Subiaco il primo nucleo abitato cominciò forse al tempo di Nerone. Quando vi giunse San Benedetto, la popolazione era già cristiana. La chiesa parrocchiale era dedicata a San Lorenzo e il parroco, che ebbe tanta triste parte nella vita del nostro santo, si chiamava Fiorenzo. Iniziò e gradualmente perfezionò quel tipo di vita monastica presentato nella sua regola, la cui prima stesura risale al periodo di permanenza nel cenobio sublacense. Discepoli di ogni età, nazioni e condizioni affluirono numerosi nella sua scuola. Oltre la casa madre di San Clemente, fondò 12 piccoli monasteri con propri superiori, ma dipendenti da lui, composti ciascuno di 12 monaci, situati lungo la valle dell'Aniene, che da valle neroniana fu detta da allora Valle Santa. Il suo speco fu scoperto da alcuni pastori che gli prese a dirozzare riunendoli in quella grotta che si chiama Grotta dei Pastori. Su un leggero strato di intonaco disteso sopra la viva roccia si vede un frammento di pittura bizantina dell'VIII secolo. Nel centro è la Madonna che regge il Bambino, dritto nel grembo, secondo l'uso bizantino. In seguito fu richiesto come superiore di un vicino monastero, San Cosimato a Bigovaro, ma i monaci, trovandolo troppo severo, tentarono di avvelenarlo ed egli preferì tornare alla sua grotta. Guarigione del monaco accidioso, trascinato dal diavolo fuori dal coro durante una preghiera comunitaria. San Benedetto corregge con una dura lezione il monaco pentito. Ormai il suo nome era ben conosciuto e numerosi discepoli vennero a lui da ogni parte. San Benedetto era desideroso di piacere unicamente a Dio, come dice il suo biografo Papa San Gregorio Magno, per quanto però l'invidia astiosa e priva di scrupoli di Fiorenzo lo obbligò ad emigrare. Era l'anno 529. Si diresse a Cassino e visse ancora 18 anni. Lavorò per la conversione delle popolazioni circonvicine, ancora pagane. Costruì in cima al monte quel cenobio che doveva rimanere celebre nei secoli e redasse definitivamente la sua regola. Morì il 21 marzo, probabilmente nel 547.